lo dico per fare ma... Napoli, non abbiamo neanche un palco, però abbiamo... C'è Roberto Fico che sta parlando. C'è tanta gente. Che ci incontravamo nelle grotte di Tufo, come i carbonari, tutti ci prendevano in giro e dicevano dove andate. Condividete un po', mandatelo un po' in giro, dai, mandiamolo in giro, che ce la facciamo. Siamo forti, lo dobbiamo mandare via. E sta parlando Roberto. Qui voglio fare un grande applauso. Questi sono i nostri mezzi, Lì c'è il candidato sindaco Matteo Brambilla del Movimento 5 Stelle. Non prendiamo un euro di finanziamento, ci finanziamo così, guardate. Condividete ragazzi, dateci una mano, condividete. Ecco qua, c'è tanta tanta gente anche a Napoli. Hanno creato un'opportunità, una speranza, cosa onesta. Hanno creato un movimento come questo. A Gian Roberto gliel'hanno menato fino alla fine della sua vita dicendo sei uno segreto, sei una sorta di massone, sei collegato alla JP Morgan, tutte bugie. Poi quando uno muore in questo paese è diventato la persona che parlava di democrazia diretta, la persona che passava di partecipazione e che ha cambiato la politica italiana solo dopo la morte. Allora mi sono di aspettare la morte. È una rivoluzione, fatene parte, sosteneteci, fatene parte. Ci diamo tutto quello che è di nostro diritto, partendo da Napoli e finendo a Roma. Io voglio, noi vogliamo non più un governo di tristoni, di persone che non hanno più fantasia, non hanno un'idea, che ne sia solo una, che guardi in un altro lato la società, che abbia un pensiero trasparente. Io ve lo giuro, io voglio un governo artistico, voglio un governo fatto di artisti, dove l'economista e l'economia sia un modello artistico che tu propaghi nella società, che sia un'altra idea, l'economia del vicinato, il baratto amministrativo, dove l'economia diventa in un reale a scapito dell'economia finanziaria. Vogliamo una banca pubblica, vogliamo qui ristabilire le priorità del sud, vogliamo rifare l'agenda politica. Qua abbiamo avuto le prime ferrovie, le prime industrie. Nel 1900 Napoli era la capitale d'Europa, sì, più popolosa d'Europa insieme a Londra e Parigi. La prima donna avvocato. Ci hanno raccontato un'altra storia. Nei libri di storia la storia la racconta chi vince, e hanno vinto Savoia. Bravo! Hanno vinto Savoia e ci hanno raccontato altro. E allora quando Peppe è venuto qui nel 2008 col giorno del rifiuto, Peppe Grillo a nome del Nord chiese scusa perché qui si hanno sversato 30 milioni di tonnellate di rifiuti tossici facendo ammalare tutti, perché dovevano avere più soldi nelle loro bilanci aziendali, e quindi smaltivano i rifiuti tramite la camorra, le imprese, i grandi colletti bianchi qui nelle nostre campagne, collegandosi alla camorra per risparmiare i soldi. Sempre soldi, soldi, soldi. E la ricchezza non sono i soldi, questa è una bugia. La ricchezza è tutto quello che noi siamo, che noi abbiamo, è la nostra identità, è la nostra cultura, e questo sud, e questo sole, e questo mare, dobbiamo solo gestirlo insieme. Vai Roberto! La cosa che più mi infastidisce è che la Valente ci prende per il culo perché vota le cose più terribili in Parlamento per questa città. Renzi ci prende per il culo che viene qua e dice, parla dei fondi europei, di progetti che vanno sbloccati, quando già erano stati sbloccati nelle piccole parti, i fondi europei già c'erano. Ci racconta palle in campagna elettorale, viene quattro volte qui. E sono arrabbiato anche con De Magistris, che ci racconta palle che all'ultimo mese di campagna elettorale propone il reddito di cittadinanza con una delibera di giunta. Con una delibera di giunta. Senza coperture finanziarie, una palla megatomica, e lo fai dopo 5 anni, mentre noi oggi a Livorno è partito il reddito di cittadinanza comunale. Dopo 2 anni.
dobbiamo imparare una cosa, la dobbiamo imparare tutti quanti. Alle parole devono corrispondere sempre le azioni, sempre. Se alle parole non corrispondono le azioni c'è qualcosa che non va. E allora questo Parlamento si è trasformato in tutto, il contrario di tutto. Prima era PD più 6, l'hanno preso il premio di maggioranza, hanno eletto la Boldrini alla Camera dei Deputati come presidente. Poi si sono divisi, poi è entrato Verdini, poi migliore capogruppo di Sella è passato al PD, votando il Jobs Act, quando invece prima era contrario all'Italicum e ha votato la legge Italicum ed era relatore di maggioranza. Tutto il contrario di tutto, scelta civica con Monti scompare, scelta civica non c'è più, entra nel PD, Forza Italia prima con Renzi, prima con Letta, poi con nessuno, poi con gli altri. Questo è il Parlamento, alle azioni non corrispondono i fatti, alle azioni non corrispondono i fatti, alle parole non corrispondono i fatti. E allora dobbiamo imparare a guardare, noi sta cambiando tutto. E dobbiamo completare questo cambiamento anche qui a Napoli, perché non esiste una rivoluzione a metà. O la rivoluzione si compie e non si compie. E noi la vogliamo compiere fino alla fine. È una parola e non ci diamo. E voi con noi. E voi con noi. Grazie. Senza microfono mi sentite meglio? Sì. Perché io ho più voce di Roberto Fico. Siamo un movimento senza scorte, senza finanziamento pubblico eppure senza palco. Questo è il Movimento 5 Stelle. Prima delle parole contano le immagini. In questa piazza gremita non c'è un poliziotto e non c'è un carabiniere. Se fate la... non si sente. Oggi il Presidente del Consiglio era a Brescia, forse c'erano più poliziotti che persone che firmavano per i suoi osceni referendum. Ma forse più che lui da noi, le forze dell'ordine servono a difendere noi da lui. È entrato che diceva, vi ricordate, mi difende la gente. Forse intendeva mi difende l'agente. È così. Ora noi abbiamo una grande forza, sono 3 anni che non molliamo, che stiamo nelle piazze e chi segue il movimento sa che non c'è differenza tra campagna elettorale e non campagna elettorale. Noi saremo gli unici che dopo le elezioni a Napoli, la settimana dopo, ristaremo in piazza a fare delle agorà come questa. Perché come diceva Roberto, i voti contano perché vogliamo entrare, ce la vogliamo fare, ma conta molto di più un popolo attivo che non si fa fregare da questi cialtroni, che si informi in maniera alternativa, che con alcuni giornali ci incarta il pesce o ci accende il fuoco e non si fa più manipolare da questo sistema mediatico. Vieni con noi! Ha pure le bandiere pirata. Ora è molto, molto importante continuare ad informarci, a convincere gli scettici, a convincere le persone che sono del Movimento 5 Stelle a loro insaputa, perché è pieno di gente del 5 Stelle ma ancora non lo sa. Guardateci quello che siamo, non siamo cambiati di una virgola, non ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo la piccola e media impresa. Abbiamo prodotto 4 manovre economiche, 1 il reddito di cittadinanza, 2 il piano energetico nazionale, 3 il sostegno alla piccola e media impresa, perché come il centro storico di Napoli va rivitalizzato sostenendo le piccole e medie imprese così come tutta Italia, e 4 una legge anticorruzione raccolta in una carta dell'onestà che siamo gli unici in grado di farla diventare leggi dello Stato. Ma vi rendete conto che oggi... No, il fischietto no. Vi rendete conto che in questo paese la Costituzione della Repubblica la fanno... Ascoltate! In questo paese
Costituzione della Repubblica la fanno cambiare a uno come Verdini, è incredibile! E comunque la voce mia è più forte di quattro fischietti! Abbiamo un candidato come Matteo Brambilla con la persona in gamba, stiamo dando il massimo e non molleremo mai. Viva il Movimento 5 Stelle, grazie! Sostenete Matteo Brambilla, sostenete Matteo Brambilla, grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie a tutti!